motore forte di un Decision Network è unire persone ed imprese, no? Noi chiamiamo il valore dell'impresa, il valore individuale della persona che ha delle idee, che vuole propagarle insieme agli altri. Aggiungo anche, durante tutti i singoli incontri, nella fase iniziale le persone si presentano, quindi diamo forte valore all'idea individuale di unirsi a un social network, che non è vincolante, non è perpetua, è un porto di mare, gente che viene, gente che va, ma questa è anche la forza del social network, no? Quindi diciamo che adesso nel 2012, in questo momento ovviamente abbiamo il problema di scegliere chi far parlare, perché fra richieste di convegni, richieste di partecipazioni, di incontro tematico, ovviamente è un momento che bisogna fare mente locale e indirizzare a volte gli incontri verso tematiche a volte più o meno innovative a seconda del momento, per far sì che tutti possano anche partecipare e rendersi conto delle potenzialità del social networking. Quante persone ci sono iscritte? In questo momento siamo di persone che fisicamente hanno partecipato a questi incontri in questi anni, siamo più di 500, 550, tendiamo a crescere. Tutte di Torino? Torino e provincia, diciamo così. Poi c'è anche presente, cioè gente che è in America, gente dell'Olanda, gente comunque che a volte ha partecipato a Torino e poi è andata all'estero, che è ritornata, quindi abbiamo... c'è gli amici che lavorano in America, poi tanto vengono a Torino a partecipare agli incontri. Poi, ecco, avete monitorato anche le esperienze attraverso il club delle persone? Tipo, molte persone hanno cominciato a fare business tra di loro, hanno trovato nuove professionalità, nuove collocazioni professionali attraverso, sì, il, allora, club? Le professionalità dei social network, direi, sono molto speculari quelle di LinkedIn, quindi molti sales manager, molti marketing manager, come salisti, HR manager, imprenditori, amministratori delegati, eccetera eccetera, e si sono creati dei business. Un caso emblematico è stato di un ragazzo che aveva lanciato un'idea di, mi ricordo sempre, I'm a Source, un crowdsourcing lanciato con degli amici, ha partecipato a uno speed dating nostro, ha incontrato un manager di Reply che l'ha utilizzato per fare il logo della nuova azienda. Dopo un anno questa azienda è stata acquisita da Reply, è stato un caso, no? Poi I'm a Source è stato acquisito, sì, assolutamente, sì. Quindi dico sempre, fa che mi debbano almeno una cena, perché insomma questo speed dating, esempio, cioè, il meccanismo dello speed dating è stato creato apposta perché la gente potesse incontrarsi, ma in modo assolutamente trasversale, quindi capita, non so, di avere la persona che è il notaio che si incontra con l'altro che fa business nei paesi esteri, o l'avvocato che si occupa di diritto d'impresa o di altre tematiche, si incontra con quello che organizza non so, viaggi incentive nei paesi più strani del mondo, no? Però ci sono state delle cross fertilization. Molti nel settore del sales, del marketing, dell'impresa hanno creato delle collaborazioni. Diciamo che l'ottica poi futura sarebbe anche di incentivare lo di comunicazione questi casi di successo. Logicamente, come puoi immaginare, il direttivo è composto di 4 persone, fra la comunicazione e l'organizzazione, che per noi è sempre molto importante, l'organizzazione di singoli eventi in termini di hotel, catering, eccetera eccetera, la comunicazione sul sito internet. Abbiamo LinkedIn che senza spesa alcuna è arrivata ad avere 1500 persone, quindi siamo consociati con tutti gli altri social network, quindi diciamo che una nostra iniziativa mediamente vede una comunicazione che raggiunge 3000 o più individui. Poi bisogna dire che siamo riconosciuti per la solidità e la perseveranza, nel senso che noi da 4 anni ogni mese organizziamo un incontro, sempre e comunque, un incontro a livello medio-alto. Non abbiamo mai sbagliato un'organizzazione in termini di catering, di incontro, i tempi sempre corretti, la possibilità delle persone di incontrarsi, di fare clubbing, di scambiarsi biglietti da visita, quindi c'è, diciamo che è uno standard, un format che è successo perché è sempre quello ed è sempre affidabile e di livello medio-alto, quindi